La mostra presenta dei rapporti tra la fotografia, le fotografie e le guerre nel corso di un secolo, quindi dal 1914-15 sino ad oggi. In questa occasione abbiamo fra l'altro la possibilità di esporre una serie di stereoscopie molto rare e anche molto divertenti. In fondo è il 3D di 100 anni fa, no? È il divertimento che noi abbiamo oggi al cinema, 100 anni fa c'era con le stereoscopie. E poi si procede raccontando ovviamente non tutte le guerre, non tutte le immagini, perché servirebbero centinaia di mostre purtroppo, ma alcuni momenti salienti, alcuni temi cruciali, per cui ovviamente la guerra civile spagnola come prima vera guerra mediatica attraverso le immagini, poi la seconda guerra mondiale con i racconti italiani di Capa, di Burnet o quelli di un altro maestro, un grande maestro come Eugene Smith, ma anche il dopoguerra, quindi la Vienna distrutta dai bombardamenti, la Tokyo che rinasce e di fianco però le immagini di Hiroshima, per arrivare poi a quella che è considerata l'ultima guerra fotografica, quella del Vietnam, attraverso le immagini di John Griffiths, di Don McCullin e di Eve Arnold, per arrivare poi alla contemporaneità, dove in realtà il ruolo del reporter è sicuramente meno importante, dove diventa invece forse più centrale quello dell'artista che riflette sulla guerra attraverso l'immagine. Ecco, allora Basilico, ecco Richard Moss, ecco Paolo Ventura, ecco un artista come Boris Mikhailov che racconta in presa diretta gli eventi del suo paese natale, l'Ucraina, ma anche un artista come Mischa Enner che in realtà la macchina fotografica non la tocca nemmeno più e lavora attraverso uno